Le ultime notizie su Nadia Toffa vengono direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram e sono tutt'altro che negative. La iena e conduttrice infatti ha scritto un messaggio che, pur essendo commovente, mette comunque in evidenza che le cose stanno andando per il meglio e che sta dando il massimo per vincere il cancro. Nonostante le polemiche che l'hanno coinvolta, alcune sterili e altre un po' meno, Nadia è senz'altro un punto di riferimento per tutti coloro che stanno affrontando questa brutta malattia ed è bellissimo che stia dimostrando di avere la forza per andare avanti. Buongiorno amici, ha così esordito su Instagram. Ridere fa bene al cuore e all'anima. Il sorriso è una cura speciale. La mia risata è forte e passionale. E ovviamente non è finita qui. Nadia Toffa cancro, su Instagram il messaggio che commuove: amo la vita. Nadia infatti, oltre al suo bel viso con il suo taglio cortissimo, ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento chiaro per tutti coloro che continuano a seguirla e a sostenerla. È perché voglio dichiarare a gran voce, queste le sue parole, che amo la vita. Ce la sto mettendo tutta ragazzi e grazie al vostro affetto tutto risulta più facile. Siete unici davvero. Mi fate sorridere anche gli occhi, non solo i denti. Vi abbraccio uno ad uno con tutto il calore che ho. E per voi è inesauribile. Grazie di esserci sempre. Ancor più chiari gli hashtag che ha inserito alla fine del messaggio, cancelletto sorridere cancelletto sorriso cancelletto viva la vita cancelletto amo la vita cancelletto buona giornata. Nadia Toffa Instagram, la conduttrice fiorisce d'inverno anche grazie ai fan. Non è certo la prima volta che Nadia scrive messaggi simili. L'ultimo che aveva scritto poco prima delle iene aveva ottenuto anche la reazione di Emma e Alessandra, eppure questo che avete appena letto non è stato da meno. La conduttrice ha una personalità forte e lo sta dimostrando sia con i fatti sia con le parole. E di parole bellissime ce ne sono a quantità nel suo ultimo libro, Fiorire d'inverno, che vi consigliamo di acquistare se volete scoprire tutto sulla sua vita e su come stia fiorendo nonostante la malattia. Vi lasciamo al post che ha pubblicato su Instagram con la speranza che passi il Natale più bello della sua vita. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.